9 edizioni in 20 anni, 1500 i partecipanti, oltre 250 i progettisti che hanno concorso solo in questa ultima edizione. Stiamo parlando del Grand Prix Casalgrande Padana, consegnato a Milano nel cantiere di Milano City Life, perché nel progetto firmato da Daniel Libeskind ci sono 50.000 metri quadrati di gres porcellanato made in Casalgrande Padana. Un grande onore che un architetto come Libeskind abbia scelto i vostri prodotti per Milano City Life, ma soprattutto firmerà anche i vostri prodotti. Certamente, un grande onore e anche questo altro significato che io ho citato anche a proposito del nostro concorso Grand Prix. Cioè, il significato fondamentale è che noi produttori industriali che facciamo manufatti, e quando sono manufatti come la ceramica, hanno bisogno di ispirazione anche a livello, diciamo, di innovazione, non solo per quanto riguarda la tecnologia, ma anche per quanto riguarda lo stile, l'arte. Quindi, ecco, questo contatto, questo confronto e anche questa collaborazione con un architetto di fama come Libeskind ci fa molto onore, ma ci arricchisce, e di questo io sono molto contento. 1500 partecipanti in circa 20 anni, quest'anno 250 progettisti che si misurano con i vostri prodotti per realizzare progetti che voi premiate, una bella soddisfazione. Sì, direi che è una gran bella soddisfazione, anche perché insomma, negli anni è aumentato sia il numero dei partecipanti ma anche la qualità, quindi la soddisfazione è vedere che le opere attuali rispetto a quelle che partecipavano al concorso nei primi anni, c'è un abisso perché che rispecchia anche l'evoluzione della nostra produzione, l'evoluzione dei gusti, e quindi direi che è proprio una bella soddisfazione. Il gres porcellanato made in Casalgrande Padana ha tante caratteristiche che lo rendono perfetto per la progettazione. Sentiamole dagli architetti che l'hanno scelto. L'occasione di immaginare la superficie orizzontale delle gallerie, che era il luogo pubblico per l'eccellenza, ha visto ricadere la scelta sul gres porcellanato, e in particolare della Casalgrande Padana, che abbiamo avuto modo di apprezzare perché è un'azienda italiana, perché ha professionalità che mette in campo, capaci di sostenere e arricchire il progetto al fianco degli architetti. Il porcellanato è per me la ceramica del futuro. È sì un materiale naturale, ma è anche un materiale fatto dall'uomo. Esso è un prodotto estremamente resistente e ogni suo singolo pezzo è geometricamente perfetto. Per chi come me che ama la precisione e la cura dei dettagli nel lavoro, il porcellanato è perfetto. Prodotto artificiale dà una grandissima qualità, garanzia nel tempo, sostituibilità, considerando poi i luoghi di progetto che sono altamente frequentati. Un centro commerciale garantisce 5-6 milioni di utenti all'anno. E un materiale naturale rischia di essere cariato, segnato e non si ritrova più per una sostituzione. Economicità, prodotto ovviamente gres porcellanato costa un terzo rispetto a un materiale tradizionale. Che cosa chiede un architetto oggi alla ceramica? Chiede ricerca, chiede innovazione, chiede poesia, chiede sensibilità, chiede soprattutto delle vibrazioni, delle sensazioni. Oggi il grande tema dell'architettura è la sostenibilità, ovviamente, è il risparmio energetico, è il rapporto con l'ambiente. Chiede queste cose anche materiali che potrebbero sembrare secondari, invece no, la pelle è ormai fondamentale, la pavimentazione. Tra l'altro in questo progetto ho evidenziato i percorsi, perché in un ambiente direzionale come questo era necessario, molto trasparente, molto luminoso, era necessario che i percorsi fossero evidenziati e fossero privilegiati come luogo di percorrenza e anche di socializzazione.
Well, you want to have a material that si cerca sempre un materiale che possiede elasticità, forza, resistenza e bellezza, tutte qualità che fanno parte delle categorie del vero, buono e bello, e il porcellanato ha tutte queste caratteristiche. In questa Milano City Life lei costruisce un nuovo modo di vivere, una nuova città. Che cosa significa? Well, new doesn't mean that it's disconnected. New means beh, nuovo non significa disconnesso, nuovo significa semplicemente utilizzare nuove tecnologie, offrire nuovi modi di vivere. Il nuovo qui vuole essere connesso con lo stile di vita milanese. Quindi questo progetto vuole catturare, cogliere il modo di vivere qui a Milano, le proporzioni, i materiali, la luce, l'orientamento degli edifici, la funzionalità delle cose. Ho voluto creare prima di tutto qualcosa di armonioso con il contesto. Ho un'ultima domanda che riguarda precisamente il progetto City Life Milano. Lei, mostrandomelo prima, mi diceva che avete avuto delle difficoltà importanti con la progettazione di Liberskit perché tutti i terrazzi erano diversi. Cosa significa per un prodotto come il vostro? Ecco, significa trovare una collaborazione con il, diciamo, la fase dell'applicazione, quindi il progettista stesso, ma anche quel passaggio che c'è tra il prodotto e la sua applicazione in opera. Ecco, la piastrella, quando la facciamo uscire dalla fabbrica, poi diventa un prodotto finito e di grande qualità quando ne trova l'impiego giusto e un impiego di qualità adeguata.